È evidente che a Roberta abbiamo dato il compito più difficile, quello di parlare immediatamente dopo di te. Però Roberta, oltre a essere una giovanissima e brillante dottore in giurisprudenza, è abituata ad affrontare il pubblico, perché lo ha fatto qualche giorno fa a Soleto, per esempio, interpretando un ruolo importante nel musical di Madre Teresa, che è un musical che sta avendo un grande successo in provincia ed è fatto da giovani e adulti della parrocchia San Sebastiano, che è anche la mia parrocchia, lo dico perché mi fa piacere dirlo. E lei è un'animatrice di questo gruppo, quindi è una bravissima cantante e attrice. Non è la cosa a cui tieni di più, lo so, indubbiamente. Forse tiene più anche al suo ruolo di giornalista. Ti lascio parlare, che è meglio. Buonasera, io ringrazio chi ha avuto l'ardire di invitare una persona di 24 anni a una riflessione sul 68. Questioni anagrafiche dicono che io non so nulla del 68, o meglio, so quello che ho letto o quello che ho sentito raccontare, e forse è troppo poco per coglierne il significato più profondo. E non so nulla sia per questioni anagrafiche sia perché penso di appartenere ad una generazione un po' sfortunata sotto questo aspetto, cioè appartengo a una generazione che ha subito tutti gli occultamenti, i seppellimenti possibili di quella vicenda storica, semplici occultamenti oppure tutte le mistificazioni possibili. Quindi non è nemmeno semplice recepire dall'esterno la vitalità di quell'esperienza, possiamo al più recepire la cronaca dei fatti o il susseguirsi delle vicende storiche, che penso sia del tutto insufficiente. Io dalla lettura del libro ho tratto l'idea di un filo teso di ottimismo, e questo fa sì che il lavoro non sia un semplice racconto, ma che, diciamo, l'ago della bilancia penda più dalla parte del proposito che non del ricordo, appunto, della semplice memoria come ricordo puro e semplice. Non è forse, è un po' strano forse che la parte della pessimista la debba fare la persona più giovane, però ritengo di condividere questo filo di ottimismo nella tensione continua di legare quella vicenda al futuro, di condividerla come speranza e non per questo improduttiva di risultati decisivi, ma di non condividerla fino in fondo come possibilità concreta. Percepisco un immobilismo delle nostre università, perché sono i luoghi che frequento di più, delle nostre fabbriche, delle nostre piazze, che mi fa pensare che la vicenda del 68 possa servire da punto di riferimento che ci consente di gettare il cuore oltre l'ostacolo e disegnare una strada, e quindi comunque di darci la possibilità di risultati concreti possibili, ma che non ci faccia essere poi così ottimisti sulla invece plausibilità di una rivoluzione culturale di quella portata, premesso che la posso solo intuire. Quello che mi sembra di poter così sinteticamente percepire è una progressiva erosione del pubblico a vantaggio del privato. Non mi riferisco semplicisticamente alle questioni relative alla contrapposizione tra sanità pubblica, sanità privata, istruzione pubblica, istruzione privata, che penso siano una conseguenza, nemmeno la più evidente. Mi riferisco all'erosione progressiva dell'idea di pubblico come comune, come partecipato, partecipativo, condiviso. Mi sembra che ci siano in tutte poi le applicazioni possibili della scuola, delle istituzioni, della democrazia rappresentativa, della propaganda più che della politica, il segno evidente di una riduzione dello spazio del comune,
quindi una sempre minore consapevolezza dell'appartenenza ad una rete comune e quindi dell'idea, ad esempio, che la ricerca del giusto, dell'opportuno, del congruo, così come dello sbagliato, dell'inopportuno, debba essere collettiva. E quindi da qui una fiducia smisurata, apatica, passiva, nel diktat del nostro legislatore. E da qui la completa o quasi mancanza di reazioni di fronte ad esempio ad un monito del legislatore completamente irragionevole o di fronte ad una legge ad hoc, ad personam, o di fronte a una guerra orchestrata ad hoc. Non c'è una assenza di reazione totale, esistono degli stimoli, ma quello che lei ha appena ricordato, cioè il fatto che oggi i moventi per una rivoluzione di quel genere ci sono tutti e forse ci sono anche di più, giustificherebbero reazioni di altro tipo, non violente, ma che diano un segnale di consapevolezza che non mi sembra ci sia. Io lo imputo nella mia scarsissima esperienza a questa scarsa consapevolezza del pubblico, non dello statale, del pubblico in quell'altra accezione. E a costo di sembrare a dir poco disfattista, io dico che fra i giovani del 68 e quelli del G8 di Genova, a mio avviso c'è una voragine. Forse perché penso che il 68, non potendolo percepire come vicenda concreta, sia stato una mentalità. Ecco, mi chiedo e le chiedo se può quel messaggio entrare nelle nostre teste, nelle mie e nei miei coetanei, o se manca qualcosa. E ho finito.